Diciamo che le dimissioni sono stato più che altro un motivo di contestazione verso il governo centrale, il quale chiaramente non ci ha garantito le giuste informazioni. Io dico che siamo ad oggi e siamo nella disinformazione più totale, cioè nel senso che anche ieri che il Comune di San Ferdinando nel proprio sito ha avuto modo di pubblicare il piano di evacuazione con notevole ritardo. Eppure è pure vero che in condizioni di pericolo, cosa che presumo ormai non accada più, visto che le operazioni di trasbordo sono a buon punto, stai toccando ferro, come si suol dire, è pur vero che la popolazione non ha proprio coscienza di quello che dovrebbe fare in caso dovesse succedere qualcosa, fermo restando che nemmeno le strutture sanitarie, sono presenti qua sul territorio e quindi sarebbero gravi problemi. Ritornando al fatto delle mie dimissioni, è quello di una forma di contestazione verso un governo centrale che ha, secondo me, ha fatto un'enorme prepotenza verso il territorio calabrese, un territorio ancora una volta che è diventato discarica, diciamo, nazionale, per non dire internazionale, e dove viene fatto tutto all'insaputa dei cittadini, della popolazione, senza seguire le istanze, diciamo, dei cittadini. Quindi la mia è stata una forma di protesta proprio per questo motivo. Quelli catastrofisti, perché fare queste cose per me con la tecnologia che c'è è una cosa normale. Anzi, se vanno avanti sono pure a favore se faranno qualche centrale nucleare per non spendere tanti soldi per la corrente che compriamo dai paesi limitrofi. Quindi Quindi preferireste che... per me sono delle cose che si possono fare benissimo queste tradotte perché le fanno con una certa sicurezza che non c'è da avere preoccupazioni. Io non sono d'accordo con il porto, però io sono stato imbarcato 20 anni sulle navi, i porti li conosco, perciò se ci fosse un pericolo, no, né come dicono loro, no, non c'è questo pericolo, perché è tutta una sicurezza che si fa. La scaricazione, caricazione, non c'è pericolo di queste cose come dicono qua in paese che hanno allarmato il paese. Che si è preso di paura, tante persone sono prese di paura, però non ci sono, almeno di quello che ho visto io nei porti, che si è fatto questo lavoro, non c'è pericolo, non c'è. Non è possibile che restiamo qua a fare una cosa del genere. No, si è sentito, ma sono stato in pochi a dare una certa importanza. Cioè, a voi non è cambiato nulla. A me non è cambiato nulla perché capisco che con la tecnologia e con le cose che ci sono, le cose se non erano in sicurezza non li avrebbero fatte. Ma noi non ci siamo fatto nessuna idea, sappiamo solo che cai così brutto di portano cani, mo non vorrei ripetere sempre per l'ennesima volta la stessa cosa. Certamente se era una cosa buona, non andavano che andavano porti prima di noi. Quindi, poi, riguardo solo a questo fatto di container, poi ce ne sarebbe altro da aggiungere. Noi abbiamo un porto blindato, l'unico porto nel mondo che non si può entrare né visitare né niente. Una volta mi ricordo che gli impiegati, l'operaio, fecero un sciopero e stavano arrestando a tutti. Si riunivano i governi di notte, ti ricordi? Quindi non abbiamo un porto libero, un porto è loro, per l'interesse loro, per San Ferdinando. E cioè, io navigavo, ero giovane e navigavo, e mi ricordo dove c'erano piccoli porti, il benessere arrivava a 200 km, qua non esce niente neanche a 1 metro da ringhiera. E non c'è peggiore cosa sentirsi solo tra la folla. Questo. Come diciamo, il porto di Gioia Tauro è più attrezzato per fare questo lavoro. Le altre porte sono già porte vecchie di 100 anni, con gru vecchia, attrezzatura vecchia. Invece questo è un porto con attrezzatura nuova. Questo.